dialoghi. Ecco, oggi attorno all'altare del Signore offriamo le nostre vite, le nostre esistenze e accogliamo la sua benevolenza, la sua misericordia. Un saluto particolare a questi ragazzi della comunità dell'Immacolata Concezione di Terni, della Polimer, è vero, siete di là, che si uniscono a noi nella celebrazione eucaristica. La Chiesa di Dio è una, sparsa su tutta la terra, e oggi un pochettino facciamo. L'inquisitore di Colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. È la Chiesa la casa di Dio. La Chiesa come luogo, perché qui incontriamo il Signore, ma la Chiesa come il corpo delle persone. Noi siamo il tempio di Dio, noi siamo la casa di Dio, siamo preziosi. La vostra comunità di Pierluco cresce e si rinnova attorno all'altare, attorno alla parola del giorno del Signore. E in Gesù va al Padre. A differenza di altri luoghi, questo è un luogo che ha una lunga storia. Non soltanto il luogo, ma i cristiani che in questo luogo hanno ricevuto il battesimo, i sacramenti, hanno riconosciuto la presenza di Dio nella loro vita e in quella dei fratelli, si sono riconosciuti attorno all'Eucaristia. E voi avete il compito di raccogliere questa testimonianza, questa eredità, di trasmetterla agli altri. Certo, e siete un piccolo gregge, poche persone, ormai ridotte, ma questo non deve scoraggiarci, perché Gesù ci dice: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono con loro. Ma voi poi siete parte della Chiesa di Dio, che è molto più grande, che è sparsa in tutta la terra e che si esprime nel nostro territorio attraverso la presenza nella diocesi attorno al vescovo. E io sono venuto qui in questi giorni a vivere con voi un'esperienza di chiesa. Ho imparato anche a vedervi, a conoscervi, a relazionarmi a voi e a dirvi che il Signore vi vuole bene. Un segno particolare di questa comunità è la casa del giovane, qui accanto. Oserei dire un tutt'uno con la Chiesa e con la comunità cristiana. Io direi il cuore di questa comunità cristiana. Ecco, insieme vogliamo imparare ad andare a Dio Padre, a sentirci Chiesa, a sentirci popolo di Dio in cammino che cresce giorno dopo giorno sempre di più. Non trascuriamo la cura della nostra vita di fede, speranza e carità, attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso la partecipazione all'Eucaristia, attraverso l'incontro con i fratelli, quelli più poveri, quelli bisognosi.
nostro cammino. Lo riprendiamo insieme. Ricordatevi che non siete una realtà arroccata, voi siete Chiesa, parte della Chiesa, e insieme ai sacerdoti, non soltanto questo, ma quelli di tutta la diocesi, insieme al Vescovo, rappresentate la Chiesa di Dio presente in questo luogo. Vogliamo affidarci alla Madonna, che è la vostra patrona, la patrona della vostra comunità, e vogliamo affidarci anche a San Francesco, che ha calcato questo luogo, questo territorio, e che ci insegna ad amare il Signore, ad amare Gesù, ad amare la Vergine e ad amarci. Segno a ricordo di questi giorni è questa ceramica dove viene ricordato che il Signore visita il suo popolo, soprattutto nei suoi ministri e nella visita pastorale, attraverso il Vescovo, attraverso i sacerdoti, coloro che hanno accompagnato il Vescovo in questa visita. Santa Maria del Colle, Piedi Luco, primo 4 marzo 2018. Poi la guarderete, spero che potrete attaccarla al muro, ecco, a ricordo di questi giorni. Grazie a voi per l'accoglienza, e un saluto e una benedizione alle vostre famiglie, ai malati, agli anziani e in particolare ai ragazzi e ai giovani e anche a questi giovani che poi andrò a visitare anche a suo tempo. Grazie. Grazie eccellenza, ecco la targa. Grazie per la targa, ma soprattutto grazie per la sua presenza in mezzo a noi, nella nostra comunità di Piedi Luco, come anche di Marmore, la nostra realtà ecclesiale e anche civile. Sono stati 4 giorni intensi, bellissimi, giorni di condivisione, ecco, mi emoziono, nonostante ho fatto le prove a Marmore stamattina, ecco, l'emozione ritorna. E dobbiamo dire che è stato bello, ecco, vederci accogliere il nostro pastore che ci porta, Dio ci porta Gesù nella nostra comunità, nelle comunità, nel nostro cuore. E vorremmo, ecco, fermarla qui da noi. Capisco che è difficile e non impediamo, ecco, il progetto che Dio ha con lei e non vogliamo ostacolare la sua missione. Però lo sa che il Vaticano ha un certo Castel Gandolfo. Ecco, lei faccia di Piedi Luco il Castel Gandolfo del Vescovato di Terni, soprattutto d'estate, quando lei è accompagnata dalla musica fino nelle ore, ecco, notturne e anche dal caldo forse eccessivo. Si ricordi che Piedi Luco può diventare il Castel Gandolfo del Vescovato di Terni. E come comunità, ecco, vogliamo ringraziarla anche con alcuni simboli, ma anche con un libro che so che ha già visto, però ora può diventare suo, che lo regaliamo. È il libro che raccoglie gli articoli. Ecco, i bambini sono arrivati con l'omaggio floreale. Grazie.